Officially, on behalf of the European Canoe Association, I declare these Senior Wild Water Racing Championships here in Valtellina 2009 officially open. Thank you. È stato il presidente della European Canoe Association, Albert Woods, ad aprire ufficialmente gli europei senior di canoa fluviale, assegnati a Cipro nel luglio del 2007, come l'edizione junior dello scorso anno, all'Italia, alla Valtellina, lungo il fiume Adda. Ad organizzare l'evento, che ha richiamato in provincia di Sondrio oltre 150 canoisti provenienti da 17 nazioni, è stata l'associazione Indomita Valtellina River, attiva dal 1994 e ufficialmente riconosciuta dalla Federazione Italiana Canoe Kayak e dalla Federazione Italiana Rafting. Un club che, con lo spirito del nome che porta, ha lottato e lavorato in tutti questi anni perché gli sport di acqua viva trovassero la giusta collocazione in provincia di Sondrio, e non solo a livello sportivo, ma per l'appunto anche a livello agonistico. A garantire la perfetta riuscita dell'evento tenutosi a Boffetto, nel comune di Piateda, dal 23 al 27 giugno scorso, non è stata solo l'impeccabile organizzazione dell'Indomita, ma il fatto che proprio il piccolo club valtellinese abbia in passato costruito un fortissimo legame, dunque più di una collaborazione, con i grandi attori dell'energia idroelettrica, A2A in primis. Un patto nel segno dell'acqua che ha così consentito, grazie alla perfetta sinergia fra A2A ed Enel, di avere per una settimana un costante livello di acqua, condizione indispensabile per la regolarità delle gare. In questi giorni abbiamo conquistato una credibilità internazionale che pochi paesi hanno raggiunto. E due sono gli elementi: uno è la perfetta organizzazione della Indomita Valtellina, il secondo punto qualitativamente valido è stata l'acqua. Oggi è un bene preziosissimo, è un bene che costa tanto, e per dare certezza agli atleti bisognava dare un livello d'acqua uguale per tutti, costante, di acqua pulita, e credo che mai nessuna edizione ha avuto un livello d'acqua come quello che ha mostrato l'Adda e quindi la 2A. Un'Adda d'oro, quella di questi europei, come l'oro della medaglia al collo dell'azzurro Vladi Panato, già 9 volte campione del mondo con la canadese monoposto. Insomma, trovando il giusto equilibrio fra le esigenze di produzione e quelle sportive, A2A è salita virtualmente sul podio insieme al tenace azzurro vicentino di 36 anni, che sembra essere ben lontano dall'idea di appendere la pagaia al chiodo. A2A, sponsor di riferimento degli europei senior di canoa ed Enel, sono state coinvolte dall'Indomita in una sfida che, stando ai numeri, oltre 6.000 visitatori in pochi giorni, sembra essere appena iniziata. Dirette RAI, grande attenzione mediatica, dirette radiofoniche, articoli e pubblicazioni hanno acceso i riflettori sul fiume Adda. Impensabile ora pensare di abbassare l'attenzione su uno dei fiumi giudicati dagli esperti di canoa fluviale fra i migliori di tutto l'arco alpino. A2A ed Enel hanno garantito insieme la perfetta riuscita di un evento sportivo di livello internazionale. Mantenere la portata d'acqua stabile per garantire le stesse condizioni di gara a tutti gli atleti, certo, non è stata cosa facile. La perfetta sinergia fra questi due grandi attori dell'energia però ha dato importanti risultati. Bondiolotti, per voi cosa significa investire in questo senso? Noi siamo sempre attenti alle manifestazioni che ci sono in Valtellina, siamo attenti al territorio, attenti alla Valtellina in particolare, e quindi ben volentieri abbiamo fatto questo assieme ad Enel, soprattutto perché abbiamo trovato dall'altra parte del tavolo degli interlocutori validi. Per quanto riguarda Enel, insomma, nessun campanilismo fra le società e le aziende in questo senso, ma una perfetta collaborazione e sintonia. Non solo in questo caso, condividiamo lo stesso territorio su temi importanti come sono l'utilizzo del territorio, l'ambiente, eccetera. Siamo abbastanza alleati in questo. Bondiolotti, A2A, sponsor ufficiale di questi europei di canoa, come lo scorso anno. Insomma, si rinnova quella che resta e resterà nel tempo un'amicizia molto importante. Questo sicuramente, speriamo un altro anno di avere magari qualche manifestazione più importante da sponsorizzare.
Con A2A ed Enel l'Indomita è riuscita ad imbarcare nel corso degli anni, oltre a tutti gli enti locali, anche la Regione Lombardia, che con l'assessore allo sport Piergianni Prosperini ha dimostrato molta voglia di scommettere sulle potenzialità della canoa fluviale. Non hanno fatto mancare il loro appoggio nemmeno l'amministrazione provinciale, la comunità montana Valtellina di Sondrio, il BIM e i comuni di Faedo, Castello dell'Acqua, Ponte e Chiuro, oltre che naturalmente Piateda, ormai patria in Valtellina degli sport di Acquaviva. Soddisfatto il presidente dell'Indomita River, Benedetto Del Zoppo, che ha archiviato gli europei senior, annuncia importanti novità per il prossimo anno. Proprio in Valtellina, lungo l'Adda, i vertici internazionali della canoa si sarebbero stretti la mano per una prova di Coppa del Mondo lungo l'Adda nel 2010. L'acqua era perfetta e continuo a dire in questi giorni che mancavano solo le bollicine, era acqua minerale. Fuochi d'artificio, spettacoli, concerti con l'Orchestra Gavazzeni di Brescia, conferenze con alpinisti e sportivi di grande richiamo hanno fatto di boffetto per un'intera settimana il centro della provincia di Sondrio. All'Indomita la comunità locale non ha fatto mancare il proprio appoggio, oltre 70 i volontari del gruppo di protezione civile di Piateda, senza contare gli uomini e le donne del GS Boffetto che hanno lavorato per la perfetta riuscita dell'evento. È stata una vetrina appunto internazionale per il nostro comune, il nostro piccolo borgo, animato per 4 giornate stupende di sport e non solo, di eventi animati nel nostro paese, quindi è un grande evento, ci auguriamo che non finisca qui e sappiamo che non finirà qui. E se lo scorso anno il motto degli europei junior era stato l'acqua che unisce, quest'anno al grido di Adda Viva si è realizzato un sogno, ovvero quello di un fiume davvero condiviso.